questo è il countdown di Giuseppe che dalla regia centrale di Contrada Cutura ci dà la linea per la lunga notte di Al Lupo al Lupo. Noi iniziamo adesso, questa sera addirittura non c'è nemmeno il telegiornale perché abbiamo stoppato, facciamo 3 ore di diretta, ne riguarda e mi dice che sta scherzando. No, no, veramente, non sto scherzando. Quindi andate via verso le 23.45, anzi le 23 c'è l'altra, c'è la replica di... No, alle 23 devo chiudere, alle 23 devo chiudere, c'è il replay, quindi purtroppo no. Ma non facciamo il tempo. Perché dico questo? Perché questa sera, come ho detto e ho scritto, abbiamo il piacere di ospitare, ma noi l'abbiamo fatto più volte anche negli anni passati, però sai, questo fatto del Covid purtroppo non possiamo dare spazio e ampliare, insomma, la platea e il pubblico di Al Lupo al Lupo, però questa sera la dedichiamo alle donne. Anticipiamo la festa delle donne, siamo a ridosso dell'8 marzo e voi sapete che a Cosenza c'era una volta all'epoca anche il club delle donne, adesso non c'è più, però ci sono tante donne che amano e sono legate al Cosenza Calcio, sono tifose, e insomma questa sera ho il piacere di ospitare niente poco di meno che c'era Lulli di tamburo, però. L'avvocato Stefania Cribari, buonasera Stefania. Tu che Buonasera, buonasera. come stai innanzitutto? Sto No, bene. guarda lì, stai Guardo lì, testa no? diritta perché dopo Sì. ha detto guarda io in televisione vado poco, No, non vado proprio. non ci va proprio, non gli piace, vabbè però questa No. sera è qui insieme a noi. Sì. Stefania è insieme a noi, poi saluto con grande piacere, ritorna con noi la nostra collega perché poi lei è in redazione tutti i giorni. Teleuropa, quindi la salutiamo, Vincenza Gallo, che è una grande tifosa del Cosenza. Ciao Vincenza, tu puoi parlare a Ciao piacere, ormai tu Fabio, puoi dire quello che vuoi, prego. io ti ringrazio perché tornare qui è sempre un piacere, è sempre un'emozione. Poi, come hai detto tu, in realtà vado via da Contrada Cutura, arrivo qua, ma stare sempre a casa. Quindi grazie, grazie tante e sono veramente contenta di aver conosciuto anche Stefania, che sai, poi tra donne. Discutere di calcio è sempre un momento, secondo me, abbastanza straordinario, no? Perché di solito il calcio nasce, in accezione sempre un po' più maschile che femminile. Eppure penso che, come hai detto tu, perché no, Stefania, io te la getto lì, rifondiamolo noi, un club donne. Calcio Cosenza, perché no? Io lancio questa cosa così, approfittando di Al Lupo al Lupo e della trasmissione quindi di Fabio Di Ippolito, noi siamo aperte, che ben vengano insomma queste iniziative che quantomeno fanno crescere la nostra città, fanno crescere la nostra bella Calabria e così sia. Hai visto che bella? La puoi prendere subito la Sì, palla al balzo per... Che dici? può essere un'idea interessante, Ma anche poi so che... perché tante Sì. amiche insieme a me seguono il Cosenza da tantissimi anni, non li diciamo, per cui è un'idea sì, che la possiamo Sviluppare. considerare e Ma avete anche sviluppare, sì. fatto qualcosa all'ordine degli avvocati, se non mi Sì, sbaglio. in occasione della... Noi abbiamo una squadra forense che Sì. seguiamo e che C'è insomma qualche è attaccante un orgoglio. buono, squadra Sì, forense? come no. Ma Oh. l'avvocato Mastrangelo a che punto è con... Adesso Ma che purtroppo... non c'entra avanti questo, ma caspita, Purtroppo no, che è stato un logico. grande nostro Ma dico, non giocatore. c'entra avanti Mastrangelo, no? Il No. cognome ce l'ha però da calciatore, Mastrangelo, Come ci pensi no? È un tu? grandissimo calciatore, avvocato. Lui segue le iscrizioni dei tornei Sì. forensi. Purtroppo è tutto fermo, se no, comunque è stato sempre un orgoglio. La Certo. squadra forense dai tempi di mio padre, che giocava anche lui, per cui insomma, sì, abbiamo organizzato all'ordine in occasione della vittoria della squadra forense del campionato, ha coinciso con la promozione in B. Per cui Sì. abbiamo organizzato un evento, abbiamo premiato, c'erano anche elementi della promozione dell'88, mi Se non mi pare. sbaglio c'era Alberto Urban, E no? come no? Ho visto anche delle foto, che poi Sì. più tardi ci faceva una carambata ad Alberto Urban. L'abbiamo visto magari, diciamo, guarda, c'è l'avvocato Gribari qua, ma lui è Sì, ho avuto testimone l'onore ma era di testimone di premiarlo. qualcosa, che cosa c'era? No, sono venuti in rappresentanza della squadra che vi
vinse il campionato Ah, con sì. il nostro Di Marzio, no? Gianni Di Con Marzio, sì. Gianni Di Marzio ai tempi, quindi c'era lui, c'era Ciccio Marino, c'era Gigi De Rosa, c'era Gigi Simoni Ah, pure. Simone, Sì, portiere, sì. il nostro grande portiere. E quindi c'è stato un bel Un evento. bell'evento. Stefania, cosa non ti piace di queste prime battute del Cosenza Calcio? Se dobbiamo muovere una critica, no? Noi dobbiamo muovere anche la critica, no? Sì, Cioè, se no è finito, qua tutto, sì, abbiamo vinto, una sì, bella partita, non tiro su per punizione di Città 2000, abbiamo segnato e siamo tutti felici e contenti, ma poi del resto bisogna anche sentire cosa dice anche il tifoso. L'importante poi qualche sicuramente è pecca, vincere, no? sì, Dicono, hanno vinto, sicuramente, stop. sicuramente. Io Però. non amo molto criticare, anche perché quando vedo dei ragazzi che comunque giocano con molto amore, con molto cuore, allora Sì. mi dispiace, ecco, perché vedo che danno tanto, molto, però il nostro attacco non è in questo Oddio. momento, no, non c'è la forma ancora, anche degli ultimi acquisti, Trotta, anzi, l'ho visto meglio, Bakoku, Un po' insomma, peggio, insomma. Liozzi si è sbloccato, speriamo bene, vedo meglio Corsi, insomma, ci sarebbe tanto da dire. Vincenza, invece tu che vuoi dire? Fabio, guarda, io più che critiche, in realtà penso che alla fine siano le nostre opinioni, no? Che è anche giusto, come dici tu, raccontare e Siamo raccontarci, finiti, perché perché facciamo fatta questa trasmissione, stiamo a casa lunedì, stiamo a casa, è ne vediamo vero. Grande Fratello VIP, c'ero VIP Assolutamente. io. Guarda, stasera c'è la L'ultimo semifinale, Grande eh? Fratello, Che ci pensano siamo poco, persi. per fare ascolti lunedì ci dobbiamo arrampicare sugli specchi, perché non è facile, uno ti dice c'è un Grande Fratello o al lupo al lupo, ma la sapeva, va bene, e ti cacciano pure dalla casa, forse molto probabilmente, se uno propone c'è un lupo al lupo, non esiste, vabbè, scusami. Però Fabio, vedi, noi facciamo parte in realtà poi di quella schiera invece di grandi e grande tifosi e tifose, e allora che ben vengano le trasmissioni come la tua, come al Lupo al Lupo, piuttosto che invece un Grande Fratello VIP. Chiuso argomento. Detto questo, tornando al Cosenza, io ritengo che, come dice anche Stefania, abbiamo sicuramente una squadra nel vero senso della parola, e quindi ragazzi che indubbiamente quando entrano in campo lottano e sudano per l'amore della maglia, e questo penso che sia un punto a favore che deve essere riconosciuto come merito. Per quanto riguarda i demeriti, se di demeriti possiamo parlare, sicuramente sì, un attacco al momento ancora, come dire, non così ben inquadrato e non così ben impostato. È pur vero che lo sapevamo quando abbiamo acquistato Bakoku, che insomma Jerry non era proprio al massimo della condizione fisica, è inutile negarlo, lo ha dimostrato anche nell'ultimo partita, ha veramente pochissimi minuti nelle gambe, però un plauso va fatto. Oggi ne parlavamo anche con il direttore Attilio Sabato a Ten. C'è stato effettivamente un passaggio che lui è riuscito a fare, ma in maniera veramente splendida. E allora da lì arriva poi magari anche un grido di speranza, perché potrebbe di fatto poi rivelarsi anche lui un acquisto sicuramente buono, e perché no? Noi, Fabio, abbiamo avuto, no, nel corso anche del tempo, basti pensare che insomma Trincare è stato anche premiato come miglior direttore sportivo per quella che è stata la sua campagna acquisti. Molti giocatori, probabilmente, a me piace vederli come dei diesel, no? Che Sì. nel Sì, però tempo il problema è che il cresceranno. campionato va avanti, Vincenzo, poi se tu vai lentamente trovi difficoltà perché qualcosa bisogna vincere. Adesso siamo partiti con questa Assolutamente partita sì. che era importante, poi Utabu, Kirgra, lasciamo perdere. Però io lo so perché ha vinto domenica, abbiamo giocato, come mi ricordo? Abbiamo giocato sabato. Sì, abbiamo Sabato, questi giorni della settimana, sabato. E ormai giocheremo di nuovo domani, sabato, ma domani di infatti. nuovo Eh giochiamo. beh, Sì, sì, alle noi giochiamo 19. sempre allora, non è Giochiamo possibile. sempre. Abbiamo Per 4-5 incontri uno questo ho dopo detto che l'altro. dovevi avere, poi ripeto, Bakoko un giocatore di categoria, sicuramente non è che lo dico io, Certo. anche Trotta e come qualche Certo. altro, però molto probabilmente forse doveva trovare qualcuno già pronto, però lo aspettiamo, è ovvio, questo è quello che ci dobbiamo sperare che si riprendano più presto, no?
Ma certo, guarda, tra l'altro non so Stefania cosa ne pensa o cosa ne pensi tu. No, lo chiediamo adesso, abbiamo un collegamento con il Camp Nou, si dice così, di Barcellona, il Camp E Nou allora di lo Barcellona. chiediamo direttamente a lui. Lo chiediamo direttamente in collegamento da Barcellona, Pozzo di Cotto, abbiamo Francesco Pirillo, eccolo qua, caro Pirillo, buonasera, benvenuto, come stai? Ciao, buonasera, mi hai chiesto lo stadio? Oggi mi hai chiesto Guarda, lo stadio, magari c'è lo guarda, stadio dietro di me, quindi che spettacolo. C'era siamo Vincenzo che doveva fare una domanda. Io infatti la giro a te, prego Vincenzo, Ciao vai. Francesco, allora ti dico, io ritengo che per quanto sì, la condizione di Bakoko non sia attualmente delle migliori, però ho visto, e correggimi se sbaglio, un Gliozzi e anche un Tremolada che al momento ritengo siano i due, tra virgolette, lasciami passare il termine, gioiellini del Cosenza. E la domanda che ti pongo è questa: ritieni che con quello che oggi noi abbiamo, e con quello anche che non abbiamo, perché va detto, riusciremo in qualche modo in queste quattro partite che secondo me, come diceva Fabio, essendo tra l'altro anche ravvicinate, molto ravvicinate le une alle altre, quanti punti dovremmo fare per tirare un attimo un sospiro di sollievo? Ma dire quanti punti si fanno nelle prossime quattro partite non è facile. La cosa positiva è che vincere aiuta a vincere, nel senso che dal momento in cui il Cosenza si è tolto di dosso il peso della casella zero delle vittorie al San Vito, adesso diciamo, potrebbe partire anche un altro tipo di campionato. Ha l'opportunità di avere tre partite in un lasso di tempo tutto sommato breve contro due squadre, il Brescia domani e il Frosinone poi sabato, che diciamo non stanno vivendo un momento brillantissimo, vuoi per questioni societarie, il Brescia con il presidente Cellino dragato in questioni con la Guardia di Finanza, poi il Frosinone per questioni tecnico-tattiche connesse che non riesce a trovare il bandolo della matassa. Quindi il Cosenza ha l'opportunità di fare quel filotto che fino ad oggi non gli è mai riuscito in campionato. E sappiamo bene che con i 3 punti, magari sai, fare 4 punti nelle prossime 2 partite, uniti ai 3 fatti sabato scorso, potrebbe essere il trampolino di lancio verso posizioni di classifica più tranquille. È ovvio che dobbiamo ancora capire che tipo di giocatore è Mbakoku, perché lo abbiamo visto decisamente poco. Dobbiamo capire che tipo di giocatore è Trotta, perché ancora non è al top della condizione, e per un giocatore poi della sua stazza servono un certo numero di partite per trovare poi la giusta condizione. Però da quello che si è visto in queste prime uscite sembra che possano dare una mano importante al Cosenza. La domanda che purtroppo ci facciamo un po' tutti è perché fare questi acquisti in una fase così ritardata della stagione, cioè perché soffrire per un girone intero per poi arrivare a comprare 7 giocatori nel mercato di riparazione e dover inseguire e soffrire per una salvezza. Cioè, questa qui è la domanda che uno si fa. Franci, ma c'hai il fono acceso a casa? Sentono un fruscio, forse c'è il fono No, acceso. no, 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 Perché i capelli, nessuna. ma i capelli tuoi si asciugano direttamente al sole, non è che c'è bisogno di tenere il Mi fono acceso. asciugavano, ma non Una mi asciugavano. volta, perché, no, perché lo sentite voi questo Sì, fruscio? Non c'era. Sì, sente sì, più, sì. la spenti, grazie a Silvia che ha spento il fono, meno male, che diamine, dai, sul fono acceso. Allora, Francesco una cosa la dice, Stefania, anche Sì. Vincenzo, che praticamente. Come ha detto anche io, ho fatto una domanda, molto probabilmente forse c'è bisogno di partire già da giugno, da luglio, il ritiro con una rosa completa, no? Poi a Certo. gennaio vai sul mercato e trovi qualche soluzione, insomma. Certo che ora diventa difficile, dobbiamo incrociare le dita e deve andare buona, un altro miracolo ci vuole, perché a questo punto anche le altre si sono attrezzate, io ho visto anche le Ventella, una bella squadra, e lì sotto l'Ascoli pure, Assolutamente. insomma la Reggiana sta facendo punta, e poi alla fine guarda chi deve scendere in Serie C. Questa è una domanda Beh, come quella di qualcuno dovrà scendere una di C, sicuro. tre devono scendere, Sì, anzi sì. quattro o tre,
Quattro. Sono quattro che devono scendere. Sono quattro. E allora, capito perché qua c'è bisogno sicuramente adesso di stringere i tempi e vincere almeno un paio di partite, magari pure domani un pareggio, poi vinci con Frosinone. Diventa che fermo restando che l'altro non vincono, perché poi insomma, questo è un calendario, poi dopo sì. Ogni anno, no, dico, non ci siamo scocciati ogni anno, guarda, di morire. No, ma guarda, non è possibile, che modo devo dire questa cosa? Ogni anno arriviamo a questi periodi e a me pensare, speriamo che arriverà un Covid, così chiudiamo il campionato e non giocare. Speriamo che ne salviamo, cominciano a fare ad essere, da domani in poi usciranno questi luminari delle classifiche, cioè dei statistiche, che arrivano a salvezza a 42, no, stanno a 43, chi la rubesce no a 44, stanno a me. E ogni anno, ma dico, non siamo scocciati, ma, però, sì, ma scusami, Presidente, scusami, te lo dico l'ultima volta, io ho fatto una provocazione ultimamente, che sospenderò a Lupallù molto su Condini, dice meno male, dopo incontrare che se fa la Madonna che si chiude a Lupallù e lo chiuderò, perché se il prossimo anno, ti giuro, guarda, questo lo dico davanti alle telecamere, si ritorna e si parte con 11-12 persone, ragazzi, giovani, calciatori, e ritiro, io uno fa il suo programma, perché io ogni anno sembra la stessa cosa, e sembra ne salvare, e sempre basta. No, soprattutto una sofferenza. È una ogni anno, sembra, poi, ma poi dopo, sai qual è il guaio, Stefani, guarda, il problema è un altro. Che poi sto calcio, tu giri, no? E una voce para dappertutto, tu va, ti chiedono, cioè, ma stanno, ma basta, ma parlate con il presidente, a me lo devo, mi incontro ogni giorno, ma stanno ce la facendo, ma che ne sa, c'è mica finito per i cristalli, si stanno ce la ma però avete pigliato prima io, ma tu non ci dici niente, che voi siete tutti quanti lecchini, che da ma che ci, allora, come ho detto prima, ci dici cose, tu vuoi male tu, senza se non dai sì. Ci dici cose buone, ci sono lecchini, insomma, che dobbiamo, Francia, sì. Che dobbiamo dire sì. A Guarascio, ecco, a Cinghera, Cinghera ha portato questi giocatori, sono tutti contenti, vissero felici. Che vogliamo dire? Prego. Che vogliamo dire? Noi più di dire che le cose che vediamo normalmente penso che non possiamo fare, nel senso che se, almeno per quanto mi riguarda, io ho sempre detto che purtroppo gli acquisti sono stati fatti in ritardo, che la prima rosa costruita non era una rosa che poteva reggere l'urto di questo campionato. Anche ma oltretutto, Francesco, ci sono giocatori che non abbiamo nemmeno visto in campo ancora, anzi abbiamo visto proprio un'apparizione, sì. Cioè, voglio dire, poi, allora, pigliane 15, 14, ma 14 sì, buoni, l'altro 78, trovali come vuoi tu, ma trovatene 14 buoni pure per partire, no? Sì. 14 giocatori di, non dico tutti di prima fascia, ma di seconda. Allora guardate, io ho fatto una riflessione ieri, no? E dicevo, se il Cosenza dello scorso anno, va bene, ma dicevo, sì, ma io lo senso, non potrei Riviera, vabbè, insomma, ma tenendo quell'ossatura, è arrivato un portiere che diciamo fa la differenza. Sì, la fa. E trovare altri 4-5 giocatori a giugno, non mo, a giugno, sì, di sì. Categoria. Cioè, noi stavamo parlando di altre cose, di un altro sì, campionato, sì, sì. Questo sì. Voglio dire. Però non avremmo parlato del Cosenza, cioè ti spiego, io penso che è inutile comunque guarda girarci intorno altro per la mia esperienza, da che ne ho io memoria, il mood del Cosenza è stato sempre questo. Cioè, ma ci arriviamo, ma ci salviamo, ma quest'anno come va? Arriviamo sempre con l'acqua alla gola. Ora, sostanzialmente lo so che è una magrissima consolazione, però i tifosi del Cosenza sanno che se vogliono tifare questa squadra devono anche no, ho capito quello che dici tu, però gioia, però cioè, facciamo uno playoff, no, ma aspetta, purtroppo no, ma voglio dire, ma guarda, non sono d'accordo, perché allora adesso il Crotone esonera, come si chiama, Giovane Stroppa, no, l'ho già esonerato, esonerato Stroppa e poi a Serse Cosme, scusa, tutto bene che ti voglio, Serse Cosme, ma a dove va? Cioè, voglio dire, è inutile che stiamo a parlare. I campionati si vince, ma deve avere una rosa competitiva. Allora, è una questione di soldini. Poi fare un gol, pigliano paracadute, pigliano l'aereo, non so che pigliano loro, insomma, pigliano questi soldi, pigliano 30, 40, 40 milioni di euro. Cioè, ma almeno questi, non c'è un gol, non si hanno visti i partiti. Però voglio dire, Crotone vanno e si vanno a vedere la Juventus, l'Inter, ma nanno, non è che la serie. Cioè, ma è possibile che noi non possiamo sperare di fare un campionato di no playoff per tu giocare e poi dopo magari andare in Serie A? Però dai, Fabio, in Serie B abbiamo avuto un mazzo e così, no? Aspetta. Ma proprio un mazzo di
grandi. Però l'anno scorso abbiamo vinto un playoff che manco cose ci poti pensare. Allora voglio dire, vedi che miracoli. Però che emozione hai vissuto, Fabio, l'anno scorso? Che emozione abbiamo vissuto? Ho capito, però così è un massacro ogni anno, sembra la stessa cosa. Ma il cos'enza è un massacro, se sei tifico senza e poi è un massacro. Palle cocche no, voglio tenetevi buona guarascia, che se ne va guarascia si rovinate. C'è una statua, cioè, se è stato Rumabbo, ma Gesù, c'è un mab nuovo, avranno piazza il bilotto, mettiamo anche la statua Guarasci, io propongo la statua Guarasci, non è possibile, cioè, capito? Perché poi pure è una, come si dice, è una sconfitta anche per l'imprenditoria cosentina questa a sto punto, no? Perché qualcuno dice, ma Guarasci è di Lamezia, si trova qua perché ha raccolto differenziata, Cosenza ha pigliato l'appalto, usina, ho capito, però gli imprenditori cosentini, perché poi ti dicono tutti questo, no? Escluso Pagliuso che ha fatto vedere 13 anni di Serie B, gli altri non è sceso mai nessuno in campo, no? Eppure qua abbiamo visto giocatori che hanno fatto la Serie A. Il problema secondo me è pure questo. Voglio dire. Bisognerebbe capire se effettivamente. Bisognerebbe capire se effettivamente gli imprenditori vogliono qualcuno dei nostri imprenditori. Vuole scendere in campo e quindi Guarascio si tiene stretta, oppure non c'è questa, cioè io questa cosa non ce l'ho chiarissima sinceramente. Allora ci sono tanti messaggi, però ecco uno che leggevo prima è da Reggio Calabria, quindi buonasera, un saluto da Reggio Calabria alle belle donne, grazie, complimenti per la trasmissione, vabbè, che avete in studio. Il mio sogno è, anche se c'è molta rivalità fra Cosenza e Regina, è andare a braccetto in Serie A. Magari. E poi dopo la stessa cosa voglio dire, no, per Mimmo Toscano che ha allenato la Regina. Sì. La Regina con Barone ha preso altri 6-7 giocatori che sono gli stipendi di questi che ti gira la calcio, voglio dire, è ovvio che magari Toscano, vabbè, mo è stato esonerato, questo volevo dire anche a Cosmi, no, per carità, pallone è un calcio rotondo, cioè, succede di tutto, però se non hai, diciamo, la qualità, dove vai? Comunque, un abbraccio all'amico di Reggio Calabria, ci sono tanti messaggi, ecco, salve, sono Bruno, vediamo Bruno che dice, Bruno, per domani, ecco, io chiamatemi Occhiuzzi, per favore, 4-3-1-2, quello che ho detto io, in base, 4-3-1-2, giocate 43-12-4-1-2, così, in grosso, corsi, allora, vuole portiere Falcone, corsi in grosso, tiritiello, legittimo, poi centrocampo, va, Ciaudone, Crecco, in attacco Balulì, Trotta, Tremolata e ne basta, e Moschella, ci mettiamo pure a Moschella in paese. Buonasera a tutti, sono Pasquale, vorrei fare un saluto particolare a Vincenza. Grazie, complimenti Pasquale per la trasmissione, questo ragazzo è di Acri se non mi sbaglio, un abbraccio, sì, è un ragazzo dolcissimo. Diamo fiducia a questi giocatori, secondo me è così, se Cosenza va in Serie C, per ritornare in Serie B ci vorranno almeno 10-15 anni, solo Dio può fare un altro miracolo, questa cosa. E poi c'è Giuseppe che arriva, dulcis in fondo, Giuseppe, non lo conosce, è un ragazzo che lavora a Terni da 82 anni, bassino, però parte da 82 anni, gli dice alla fine pubblicità, ma ti frega, se guarda in diretta, Giuseppe arriva con la pubblicità. Allora, Francesco, ti ringrazio, ringraziamo Francesco Pirillo dal Camp Nou di Barcellona, grazie Francesco per il tuo intervento. Grazie a te. Buona serata e buon proseguimento a tutti. Ciao Francesco. Se mi dai la linea alla regia mi fai pure cosa gradita, vai. Linea alla regia per la pubblicità, vai Francesco, vai. Diamo la linea a Giuseppe Costanzo per la pubblicità. Vai, ci riuscito. Vai. A te Peppe, vai. Benissimo, siamo ritornati in diretta 21:32. Sempre in diretta con noi di Al Lupo al Lupo, ricordiamo trasmissione che va in onda ogni lunedì sera, siamo dallo studio di Cosenza con noi, e mentre c'è la Reggia, ecco qui che dico, no? Ah, Corsa Reggiano, Vicenza, questi squadri sono tutti attrezzati. La Reggiana, pensate, sta vincendo a Venezia per 1-0. Vedi? Capito? Non è facile. C'è una telefonata, poi andiamo con il nostro. Mi collegate con il mitico Alberto Urban, per favore, grazie, eccolo qua, forse da qui a poco arriverà. Allora, abbiamo una telefonata 0984 25 525, sentiamo chi abbiamo, pronto?
Pronto? Ciao Fabio, sono Massimiliano Esposito, un voto a te, alle tue ospite, finalmente alle donne che parlano di pallone, perché dobbiamo sdoganare queste cose, che il calcio è degli uomini, invece il calcio fortunatamente è a Cosenza da tanto tempo. Loro sono giovani, non se ne possono ricordare, c'è il club delle donne, che ogni tanto c'è da fare le trasferte, erano infiltrate, mi ricordo che mi facevano mangiare pure i panini gratis. Per questo te lo ricordi, perché mangiavi i panini gratis. Delle donne. Tornando ad oggi, voglio essere breve, so che avete tempi velocissimi, allora sono contentissimo che abbiamo vinto la prima partita a San Vito Marullo, questo è di buon auspicio. Noi abbiamo un'ottima fase difensiva, questo ce lo dicono i numeri, è una pessima, questo sempre i numeri ce lo dico, però Iozzi, che è di Siderno se non sbaglio, quindi è calabrese, sta facendo i suoi golletti e chi lo sa che Iozzi prende il posto di questi giocatori. Ma io volevo chiedere come mai Sacco, che era stato presentato come il nuovo Rivier, un campione, lo cercavano Paris Saint Germain, Tottenham, eccetera, eccetera, è sparito dai radar. Io mi auguro che, come dice anche zio Aldo Principato, su Sueva, facciamolo giocare il ragazzo, non lo facciamo partire per altri lidi, i vari Bois, Sacco, che era definito un campione, con è che è sparito dai radar. Adesso abbiamo tre partite in poco tempo, mi auguro che mister Rocciuti faccio girare la rosa, perché una cosa positiva, se non erro, abbiamo 27 elementi in rosa, tranne Biccanti, che purtroppo il campionato è finito, sono 26 giocatori abili che potrebbero servire in queste tre partite. Però io sono fiducioso e mi dispiace che la Reggiana sta vincendo a Venezia, non perché me la voglio tirare, però perché le squadre siamo pochi che lottiamo per la salvezza. Perché molte si sono rimborsate la Cremonese, e questa è una cosa che non capisco, l'abbiamo rimborsata col nostro bike che poteva servirci nella cavalcata della salvezza, l'abbiamo dato, non entro nel merito, e lo dico da economista, perché è quello che faccio per mestiere, è la prima cessione attiva della società in 10 anni, perché abbiamo incassato 750.000 euro. Mi sarebbe piaciuto se fosse stato investito per un giocatore che adesso ci dava tranquillità, perché a mio avviso, e chiudo, con una punta eravamo a 130. Sì, hai detto tutto. Io ti ringrazio per la tua telefonata. Okay, vi ringrazio, buona continuazione e forza lupi sempre. Sempre. Saluto ai tuoi ospiti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Allora, ci ha detto tutto. Nel frattempo hanno ripristinato il collegamento, niente poco di meno, dal Camp Nou di Barcellona con Pirillo. Andiamo a Cava dei Tirreni, nella provincia di Salerno, dove c'è il mitico Alberto Urban, che salutiamo con una... Alberti, guarda, stasera c'è una carambata, come diceva caramba, che sorpresa, perché c'è l'avvocato Stefania Cribari qui, che dal foro cosentino, che so che sei stato anche lì, insomma, vi hanno premiato. Ho visto qua tutti, veramente saluto con grande affetto sia Stefania che Vincenza. Ciao mister, ciao. E devo dire che non è facile intervenire dopo loro, perché hanno detto veramente delle cose veramente sensate, e di questo non avevo veramente dubbi. Grazie. Hai visto che, perché poi anche le donne capiscono di calcio, non è che solo l'uomo, cioè gli uomini parlano di calcio. Gli uomini sono un sacco di allenatori, ha visto, ognuno fa la squadra sua, però le donne quando dicono le cose le dicono, perché poi da quanti anni vai allo stadio? Questo è il tuo papà ti portava allo stadio? Sì, mio padre, mi ha trasferito la sua stessa malattia, lui è un punto peggio. E quanti anni però, sono? Però quanti anni sono... Un nuovo di 62 anni, una trentina. Sì, 25. Qualcuno diceva le giovani, le giovani, 25. Allora, sono 40. Lo so, scherzando. Vedi però come sono belle le donne che non hanno paura di dire la loro età. 40 anni che vado allo stadio. Allora, mandate in onda anche, c'è una foto di Alberto con l'avvocato Cribari, vediamo se riusciamo a vederla, perché so che abbiamo beccato. È vero, l'ho vista che... Allora, adesso ve la facciamo vedere, eccola qua che sta per arrivare sul binario 1. Ecco, il grande Alberto qui. Alla, sì, sì. Questa era naturalmente lì alla sì, tribunale. Nella nostra biblioteca, al Consiglio dell'Ordine, il COA di Cosenza ha organizzato
questo evento. Ma avete dato una medaglia a loro? Sì, diciamo. Li abbiamo premiati perché loro erano tra i giocatori che ci hanno portato a quella promozione, no? Sì, sì. E, sì, quindi, sì. E quindi abbiamo invitato loro. Ma tu te lo ricordi con i capelli lunghi? Come no? Quando l'hai quei, visto così senza capelli? Con che quei riccioli che ballavano sulle spalle, come no? Era uno dei miei idoli, sì, sì, e come? Come sai che Alberto, anche a me mi fanno, mi tirano pure a me, mi stanno dicendo, sono rimasti due o tre sciambi, dicono a me, quando vedo qualcuno, perché purtroppo io faccio gli scogliure, perché che devo fare? C'è una cosa con questi capelli che ti tirano tutti, Alberti, è vero, che diavolo. Allora, ma vai. Mi presenterò con una parrucca la prossima volta. Allora, Alberti, cosa vogliamo dire? Prego, a te il microfono, se vuoi fare un'analisi di questa vittoria, sicuramente la prossima di domani che è a Brescia. Ma intanto devo dire che è stata una partita fatta bene, una vittoria importantissima. Finalmente abbiamo segnato un gol e siamo riusciti per 90 minuti a tenerlo bene in cassaforte. E devo dire, a parte qualcuno dirà abbiamo giocato a 4 dietro invece dei 3, è cambiato tutto, io non credo sia questo. Questa era veramente la partita che i calciatori avevano voglia di portare a casa questo risultato, hanno dimostrato per 90 minuti di difendere in 11, attaccare in 11, abbiamo fatto un bel primo tempo, il secondo abbiamo subito leggermente, però siamo partiti in contropiede molto 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 bene. E devo dire che non ha cambiato molto la classifica, perché è successo che hanno vinto anche le altre, ma era importante veramente vincerla, perché altrimenti la classifica si metteva veramente male. Io credo che questa è una squadra che è importante, una squadra veramente buona. Mancavano queste vittorie in casa e quello che hanno determinato questa classifica non tanto bella, ma io credo che adesso abbiamo Brescia, una partita che contro una squadra che sulla carta è forte, ma in campo dimostra grosse difficoltà. Poi secondo me, se si aggiungono anche qualche problema societario, e questo si sa che può influire nella testa dei calciatori, ci sono quindi tutte le premesse per portare a casa dei punti importanti. E la squadra adesso sta bene, abbiamo dimostrato domenica, e Occhiuzzi dimostra comunque di essere un buon giocatore, basta criticarlo. E poi, come diceva prima Stefania, quando la squadra mette cuore in campo, mentre mette voglia, prima o poi i risultati arrivano. Vincenzo, comunque, quando diceva a me piacciono i giocatori diesel, io sono d'accordo, perché oggi il diesel comunque parte leggermente un ritardo rispetto al benzina, però dura molto di più. Quindi Mo c'è l'elettrico, c'è l'elettrico ora, siamo arrivati all'elettrico, per la abbiamo mia. Superato è superato il diesel, però come Alberti, a prescindere dal diesel o meno, perché poi è ovvio che sicuramente sono giocatori che daranno un grande contributo al Cosenza Calcio, però sai, se avessimo trovato dei giocatori già pronti era diverso. Ma questo sicuramente, perché i giocatori che arrivano senza minutaggio sulle gambe è sempre difficile poi metterli in campo, però abbiamo visto anche Gliozzi, che l'abbiamo sempre un po' criticato all'inizio, invece sta facendo delle partite molto importanti. Poi c'è stata anche la volontà di tutti, voglio dire, di difendere questo risultato, tutti 11 dietro, come ogni tanto bisogna fare, basta il bel gioco è importante, perché alla lunga, giocando sempre bene, c'è più probabilità di fare punti. Però questa era una partita di stringere i denti, anche chiudersi in 11 in difesa e ripartire, e credo che sia stata interpretata molto bene da parte di tutti. Allora, poi qualcuno scrive anche: buonasera dottor Dio, a lei e alle sue ospiti, ma grande Cosenza, quando c'è un arbitro non di parte, secondo lui il Cosenza non perde mai. La classifica dei lupi è dovuta solo agli arbitraggi, secondo questo signore, però non penso, Vincenza, che poi no, sia dovuto anche, perché noi abbiamo avuto, hanno annullato 2-3 gol anche in fuorigioco che non c'erano, quindi potevano anche perdere partite. Allora Fabio, il calcio è questo ed è inutile girarci intorno, finché non metteranno la VAR anche in Serie B, io penso che andremo avanti a vedere questi episodi. Ora, probabilmente e ipoteticamente non siamo tra quelle squadre che sono, lasciatemi passare il termine, portate. Va bene, ok, voglio dire che è anche così.
Però di contro le vittorie si conquistano sul campo, no? Quindi il pallone rotondo, il rigore annullato, non dato, il gol annullato. Sì, sono tutte cose che fanno parte di questo grande calderone, però insomma, Mister Urban veramente me lo insegna e ce lo insegna. Parlavamo prima di giocare, giocare col cuore. Allora, i ragazzi quando scendono in campo ci devono mettere la grinta e la voglia di fare bene. Anzi, ne approfitto, per fare una domanda proprio ad Alberto su questo. In tanti hanno detto che la partita che i calciatori hanno disputato sabato non sia stata poi una così bella partita. Sì, abbiamo giocato male, ma abbiamo preso i 3 punti. L'ho scritto anche io in realtà su un mio articolo, ma ho lasciato un punto di domanda. Ma siamo veramente sicuri che i ragazzi non hanno giocato bene? Perché in realtà, tanto nel primo tempo quanto nel secondo tempo, io ho visto invece 11 persone ordinate che sapevano dove mettere la palla. Poi sicuramente Fabio, anche tu hai detto un tiro, un gol. Perché Un stanno tenendo gol? tiro, un gol. È buono. Però insomma, io non ho visto una squadra allo sbando. No, beh, guarda, No. comunque, allora stiamo parlando di una cosa che io lo devo dire. Il Chievo sicuramente è una squadra sulla carta superiore al Cosenza Calcio, è Sì, inutile che stiamo a parlare, certo, sì. come del resto anche altri. Poi ripeto, questi lì hanno sbagliato tutto, è ovvio che l'allenatore se la piglia con loro sottoporta quello e quell'altro. È ovvio che sicuramente il Cosenza poi ha difeso il Ha risultato, difeso il gli risultato, è non è che andata non hanno bene, ma giocato. lo sai qual ero fatto? Allora te lo dico io, proprio detto in dialetto. Ci è andata bene, perché se poco poco il Chievo pareggiava, no? Stavamo parlando di un'altra cosa qua, sai che vedi? La guerra del 15-18, perché? Vuoi sapere perché? Perché dici come? Caccia un attaccante e metà a tiritiello. Hai capito che ti succede? Già i mugugni, mancano Sì. 25 minuti e mettono un difensore. È ovvio, è Mi andata bene. permetti di Però dirti se una poco cosa? poco ti andava male, Però a guerra, mi capito? permettere di Bella dire mia. che questo è un grandissimo difetto del tifoso del Ma Cosenza, il no, tifoso è non quello così. che stai dicendo tu, Ma è di tutti i tifosi, di tutti i quindi tifosi, non è che. assolutamente. Io guarda, ho smesso durante il corso della partita, di aprire il cellulare Facebook alla fine del primo tempo. Perché Perché? se tu leggi i commenti alla fine del Sì, primo bella mia, tempo lo sono sapevo. disastrosi, siamo già scesi, siamo già falliti, non valiamo nulla. Poi magari al secondo tempo cambia la situazione, allora diventiamo la squadra più forte, più bella, più. Ma non è così, ragazzi, cioè io questo messaggio ci tengo a farlo passare, perché Fai davvero bene. Fabio e tu me lo insegnate tutti, ho visto partite in Serie D sotto la neve, sotto la pioggia, io ho pianto come abbiamo pianto tutti per il Cosenza. Bisogna avere anche un minimo di coerenza e di forza nel continuare a mantenere una linea. Si è tifosi del Cosenza, si è tifosi nel bene e nel male, Vabbè, lasciatemelo dire, più quello nel penso male che qualcuno, nel però bene. vedi, ti scrivono messaggi, guarda che sta qua che ha scritto, Vincenza bellissima, bravissima, molto preparata sul Cosenza Calcio. Grazie, sono Ah, tutti, che belle sono cose, tutti vero? carinissimi con me, io non posso che Poi c'è dirgli un altro, scrive grazie. qua un'altra donna, questa si chiama Luisa, Alberto Urban è più affascinante con i capelli corti che con i loro, due cinghie di peluche. Come, qua, vabbè, qua, che stai a passare, Alberti? C'è una telefonata che abbiamo in linea, pronto? Pronto? Buonasera. Sono Buonasera. Fabio da Cosenza, un saluto a tutti, in particolare a Vincenza. Ciao Fabio! Ciao. Come si chiama? Che dire? Fabio. Ciao. Complimenti per la Sì. trasmissione. Complimenti Fabio, complimenti per il nome semplicemente, non per altro. Poi non so Meno quello che male, dirai, se ti grazie. faccio i complimenti o meno, però per il nome è già una mezza cosa, capito? Guadagnato 70-80 punti. Vai Fabio, prego. Già una grande cosa, sì. Prego. No, e vabbè, nel comune, diciamo, i complimenti che sono fatti per l'ultima partita, che io penso che sia la strada intrapresa bene, cioè quella di cercare di essere compatti e sfruttare al massimo gli episodi, come è avvenuto, insomma, sabato. Ci dobbiamo augurare che da domani si continui su questa strada qui, perché penso che sia difficilissimo quest'anno la salvezza.
perché ci sono molte squadre che sono competitive, ma a maggior ragione stasera la Reggiana, che in questo momento qui ancora sta vincendo a Venezia. E quindi insomma dovremmo sudarcela questa, certo. Fabio, tu in poche parole cosa vuoi dire? A parole tue, dici quello che vuoi, così ci regoliamo. No, quello che ci sarebbero tantissime cose da dire, una soprattutto al presidente, però quello che voglio dire io è di stare tutti quanti compatti dalla tifoseria, in particolare a fianco insomma alla squadra e ad Occhiucci, e poi fare tutti i commenti possibili a fine stagione, perché è troppo importante mantenere la categoria. Bravo. Un applauso grande. Infatti io da oggi in poi a Lupo Lupo finisce qua, ragazzi, arrivederci, non parliamo più di calcio, ma parliamo di tutte altre cose, di vaccini. Parla tutti questi vaccini, parliamo dei vaccini, che diavolo. Prego. E che volete parlare? Dalla sanità calabrese, la sanità calabrese c'è un miliardo di buco di cosa, sanità calabrese. Che vogliamo parlare? Chi ha fatto l'arredamento? 30.000 euro, pensa tu, hanno fatto un servizio che hanno pigliato 30.000 euro. Questo hanno arredato due o tre studi dell'ASP, non so di dove sto bevendo, Sono andato a fare un servizio alla 7 per fare che cosa? Per dire che si hanno arredato 30.000 euro, 5 studi lì a cosa. Che vergognoso. Comunque, lasciamo per. Fabio, cosa vuoi dire? Velocemente così andiamo con Alberto. Velocemente che tutti uniti? Come? Tutti uniti, tutti compatti? Sì, no, dobbiamo essere tutti uniti e compatti e poi a fine stagione dire quello che purtroppo il presidente Guarascio ancora oggi non vuole capire o fa finta di capire, perché questa è una piazza, è una società che deve per forza di cose migliorare notevolmente, certo, la gestione societaria, perché in questo momento qui è una gestione da serie B, e che lui è inutile che va dicendo ai suoi amici giornalisti che qua, che qui insomma le cose si stanno facendo alla grande, quando purtroppo non è così, perché tu non puoi programmare una squadra di calcio il mese di gennaio, le squadre si programmano a maggio giugno, non nemmeno ad agosto inoltrato. Ecco, su questo mi trovi d'accordo, l'abbiamo già detto questo. Speriamo che il prossimo anno non sarà così. Queste cose che le sappiamo già. Un abbraccio, grazie Fabio. Ciao, Fabio. Complimenti Ciao. Per il nome, grazie Fabio. Ciao. Salutiamo Fabio. Allora, Vincenzo, bellissimo, abbiamo detto buonasera, finalmente con le signore ospiti si sfata un mito. Cioè che le donne, possiamo chiudere il telefono, grazie, che le donne non capiscono, di calcio. Ecco. È un piacere ascoltarle, il loro punto di vista, sia critico che benevolo. Complimenti, questa Carla si chiama, vi saluta. Grande avvocato Cribara, elegante e competente, spero di rivederla presto. Questa è Anna Rita. Ma perché non vi chiamate con un cellulare che fate prima? L'hanno visto. Tu l'hai detto a qualcuno che veniva qua? Fabio. Dimmi, Alberto. Tutti gli uomini parlano di pallone, le donne parlano di calcio ed è molto diverso. Bravo, mister. Visto che bella cosa. Allora Alberti, un suggerimento per domani, cosa vogliamo dire ai tifosi? Vabbè, a Occhiuzzi i moduli ce li stanno dicendo ogni giorno, gioca con 3-4-4-4 pallacendo, 3-0 pallacendo, insomma, che vogliamo dire? Scherzi a parte, Alberto. Che poi tutto sommato Fabio una cosa la dice, cerchiamo di remare tutti insieme verso questa salvezza e poi si vedrà, insomma. Fabio dice sì, e poi dice invece il presidente sbaglia tutto, fa tutto, no? Non è che siamo... No, volevo dire che a Brescia dobbiamo andare a fare una partita importante, abbiamo già detto che ci sono le premesse per fare molto bene, poi abbiamo le altre due partite, Frosinone, poi abbiamo Salerno, però meglio fare un passo alla volta, sappiamo che tutte le partite sono difficili, però troviamo un Brescia, secondo me, che possiamo, anche come stiamo giocando, se siamo concreti come abbiamo fatto sabato, possiamo portare via dei punti importanti. Ma speriamo. Bene. Allora, ti saluta l'avvocato Cribari. Ciao Vincenza, un abbraccio a Stefano, veramente. Ciao Fabio e alla prossima. Un abbraccio, ciao Alberto. Ciao. Salutiamo Alberto in quel di Cava dei Tirreni e ritorniamo qui subito dopo. Dovremmo avere
il nostro collega Antonio Clausi, che da qui a poco arriva. Allora, Vincenzo, ci sono tanti. La svolta è stata quella di giocare con due punte reali. Se Gliozzi riceve la palla, insomma, devi fare, la mette dentro. Lucio Vinto, ciao Lucio. Allora, vediamo quanto. Prego, Vincenzo, puoi parlare. Fatti una domanda e datti una risposta. Mi faccio una domanda e una risposta. Allora, parliamo di questi famosi cambi di modulo, sì. No, Fabio? Perché li abbiamo tirati fuori. Sì. Effettivamente c'è tanta. C'è tanto rumore, no? Aspetta, ha pareggiato cosa? Ha pareggiato. Hai visto? Valencia. Hai visto? Mai dire mai nella vita. Dai, che stiamo portando. Stefania, te lo dico, stiamo portando fortuna quindi davanti a Fabio, che sarà il nostro testimone. Noi dobbiamo fondare un gruppo. Sì, sì, io sono d'accordo. Cioè, Fabio sarà il nostro tipo testimone ufficiale. Un gruppo elettrogeno, perché Fabio andiamo a corrente, quindi facciamo un gruppo elettrogeno. Stavi dicendo, Vincenzo? No, stavo parlando di questi moduli, no? Sì. E di questi cambi che comunque Mistero Chiuzzi, vuoi o non vuoi, deve fare. Stefania, quale modulo hai preferito? Cioè, mi spiego meglio, hai visto i ragazzi giocare meglio nella partita scorsa di sabato, oppure magari ti è piaciuto di più quando tutti dicono mettiamo Balulì fin dall'inizio, no? Sì. Questa è una domanda che io mi sono posta tante volte. Sì, sì. Che cosa pensi? Guarda, è chiaro che l'ultima partita, nel momento in cui, siccome avevamo necessità di vincerla, parliamoci chiaro, e quindi ha usato un modulo antico, io direi, cioè mi ricordo delle partite della Serie C che facevamo il gol, chiusi, e chiusi a riccio. Però in questo momento era necessario e ci è andata bene, come dice Fabio, sono d'accordo, però abbiamo acchiappato tre punti importantissimi. È chiaro che per divertirci il modulo è un altro, non è certo questo, è il modulo che consente poi di giocare la palla, di andare nella porta avversaria, di fare gol se abbiamo gli attaccanti, sì, che però ma comunque sì. di fare un gioco più divertente, come ci aveva fatto vedere Braglia, se parliamo degli ultimi ma anche questo mister a me piace molto, trasferisce tanto entusiasmo ai ragazzi, ha ricompattato un gruppo quando Braglia è andato via in maniera intelligente, capace, e noi abbiamo fatto il miracolo l'anno scorso, grazie a questo ragazzo che tra l'altro è conterraneo, quindi è una cosa, un valore aggiunto. Brava, perché brava. Io sono fortemente legata alla mia terra, alla costa non ne parliamo, amo molto il mare, la costa tirrenica in particolare. No, la Calabria quindi, è bella tutta, ma pure Ionia, per carità, non è che è molto sì, no, io no, parlo di un gusto mio personale, certo. No, perché sai perché non mi piace lo Ionio? Dico, ma perché c'è il sole qua? Allora devi il mare è bello tutto di questa Calabria, dai. No, il tramonto ha un altro fascino, mi dispiace il tramonto. Però per ritornare al Cosenza, è chiaro che il modulo ci si deve poi accontentare, certo, nel momento in cui si vuole fare il risultato. C'è una telefonata, sentiamo chi abbiamo. Ricordo che siamo in diretta 0984 25 525, c'è la possibilità anche per voi, come del resto da oltre 28 anni siamo in diretta con Al Lupo al Lupo. Chi sei? Pronto? Pronto, ciao Fabio, Giuseppe da Catanzaro, buonasera. Buonasera Giuseppe da Catanzaro. Dopo Striscia la Notizia, anche tu hai le veline. Sì, guarda le veline. No, è un'offesa questa. Come è un'offesa però. Ciao Giuseppe, ciao. È un'offesa perché me ne vado. Ciao. Il sesso femminile. Che parli di calcio e che ne capisca pure. Le veline stanno zitte. Scusami, le veline stanno zitte. Scusami, mo saluto sul tram. Abbiamo vedo Clausi in basso. Scusami, Giuseppe, complimenti per la trasmissione. Le nello studio stasera, fanno che Al Lupo al Lupo, anche a Catanzaro, portino i colori giallo e rosso, perché sono le signore. Allora, seguimi bene. Allora, le signore qui presenti, chi se ne capisce più di me di pallone, cioè, capite cosa devo fare? Assolutamente, io sono contento, Fabio, perché anzi, il calcio è il modo anche di far sì che le donne
possino sfatare sto benedetto mito che il calcio sia solo degli uomini. Benissimo. Assolutamente no, assolutamente no. Complimenti per il tuo Catanzaro, è riuscito a vincere con la Ternana. Fabio, tu stavi dicendo una cosa, perdonami se ti interrompo, che là una partita va vinta con un tiro in porta. Anche il Catanzaro con la Ternana, 2 tiri in porta, 2-1, e abbiamo battuto la Ternana che vinceva da un sacco di tempo. Lo so. Quindi il pallone, il calcio, il pallone è rotondo, diciamo, il calcio. A Catanzaro non so come dite, però a Cusenzi c'è un pallone rotondo. Però il punto qual è, caro Giuseppe, che se una partita può pure vincere con un tiro in porta, però poi non puoi andare lontano, capito? Perché non è facile. Non lontano dalla settimana scorsa tu avevi in studio il giocatore del Chievo che praticamente vi ha dato la possibilità di salvarvi all'ultima giornata. Sei Garritano, quindi il pallone è questo, è anche un tiro in porta, vinci la partita e prendi i 3 punti che naturalmente a Cosenza mancavano. Il mio è un in bocca al lupo, al di fuori di allupo al lupo, perché naturalmente il calcio possa essere in Calabria anche il calcio possa essere in Calabria una fonte di far conoscere la Calabria per tutte le sue bellezze, anche per il calcio, visto che naturalmente per quanto mi riguarda io sono sportivo, amo il calcio, ho giocato, quindi naturalmente per me vi voglio salutare. Urban forse è andato via Alberto, perché lo va a letto presto la sera, capito? Alle 22. Vi volevo ricordare sempre il solito, quando mi ricordo quando sulla fascia andava con quei capelli lunghi. Si può avere questi capelli di Urban, c'avevi di Fabio, se mi permetti, sì, Fabio, prego, guarda, io anche ti voglio fare, da velina bionda ti faccio un saluto e ti dico che è stata una bellissima telefonata quella che hai fatto, perché parlare, discutere, confrontarsi, sai, e questo è il calcio che a me personalmente piace, quindi rinnovo io l'in bocca al lupo a te e alla tua squadra e speriamo che tutte le squadre calabresi possano veramente arrivare al calcio che conta. Guarda, ti devo dire una cosa, scusami Giuseppe, siccome Peppi, siccome dobbiamo andare, perché a Catanzaro chiamano Peppino, no? Per Giuseppe è sta Peppe, no? Dice Catanzaro, è sta Peppe. Però Peppe, allora, fammi salutare Klaus, che lo vedo, perché devo andare pubblico. D'Antonio, ci sei tu? Preparati che da che a poco è nella libreria, è nella libreria Antonio che si è studiato fino a mo, credo che avete di stasera, vabbè. Allora salutiamo, allora Giuseppe, secondo andare in pubblicità Fabio, un saluto e un bocca al lupo al Cosenza. Allora vedi, la cosa bella di questa trasmissione che ti devo dire, perché io sono tanti, io ho avuto, guardate, non vi posso dire perché negli anni passati, forse ricordano qualcuno, avevo in collegamento da Catanzaro Leonardo Lacava e il collega Bevacqua, no, che mi interveniva dal lupo al lupo quando c'è questa benedetta rivalità, addirittura mi insultavano i tifosi, non fa parlare di Catanzaro. Io penso che oggi la Calabria, come dicevi tu, deve ripartire almeno dal calcio, no? Vogliamoci bene in questo, visto che è una disgrazia su tutto, almeno sto pallone, insomma, cerchiamo di andare d'accordo e volerci bene. Poi ci sta lo sfottò, quello che vuoi, insomma. Si chiama sana rivalità, come giusto poi, più che sia. Altro, Ten è una televisione che si vede in tutta la Calabria, in la Sicilia orientale. Ma non si può curare il male dell'altro, io lo penso così, poi naturalmente ognuno parla sempre in modo personale. Io faccio, come dicevo, un in bocca al lupo al Cosenza per domani, questa è una partita importante per il Cosenza, perché con Brescia sono tutte e due giù, quindi speriamo che possa uno scontro diretto. Grazie Giuseppe. E un bacio alle tue ospiti. Grazie Giuseppe, serata, grazie per questa telefonata. Quando vuoi chiama, siamo sempre qua. La cosa bella ciao, è questa. Buona ciao. Serata, buona ciao. Serata a tutti. Salve. Allora, Vincenzo, dalla tua stallina la regia, perché Klaus pare sia più a mezzo sonno, quindi facciamo un po' piano a Vincenzo che dalla linea Giuseppe sta aspettando. E allora noi non possiamo che dare la linea a Giuseppe, mi raccomando rimanete con noi, non cambiate canale, canale 10 del Digitale Terrestre, a fra poco. Ecco, come l'avete sentita, ci danno il via libera, il countdown, sembra Capodanno, visto? Meglio, bello, ci manca la bottiglia di spumante che la stappiamo. Bellissimo. Perché è bello, siccome siamo in diretta da Cosenza, non siamo allo studio di Contrada Cultura, ma ci spiega uno, dice, ma che si spiega tutta, quindi c'è il ritardo, capito? Arriva prima la linea
a noi e dopo arriva a voi, capito? Quindi ti devi sincronizzare con Giuseppe che là ti da quello fa il canale. Comunque in caso, vabbè, lasciamo perdere, ci ho provato, non ci sono riuscito. Complimenti per la trasmissione. Ah, grazie, questo è qualche mio parente. Con ospiti di livello, grande Fabio, numero uno. Ma io l'ho visto numero uno. Fabio. Sei il top. Era Cosenza, Campagnana e viceversa, insomma, c'era un Pullman, sì, che era numero uno. Lo so bene perché stavo a Rende. Il 2 andava Andreotto, sì, sono allo stadio, Andreotto. Era un tre Torre Alta. Vabbè, noi andiamo invece in quel di Campagnano, dove c'è, oltre Campagnano, Clausi, eccolo qua, Antonio Clausi, il collega Clausi di Cosenza Channel. Channel, è scritto così. Tanto, allora, quant'è sta cosa salvezza? Vai, dimmi. Buttati. Diciamo 40, 42, Fabio, quando diciamo. E sto scherzando, no? Ho detto sta battuta perché è vero, poi oggi e domani noi ci dobbiamo abituare sempre a fasti conti con la salvezza. Ci sarà un giorno che facciamo un conto, cioè mizzica, se facciamo 5 punti, andiamo in Serie A, andiamo, capito? Che spettacolo. Ma una volta li facevamo questi conti, speriamo che quei tempi tornino. Speriamo che tornino. Ma secondo te per tornare cosa bisogna fare? Che suggerimento vogliamo dare a Guarascio per il prossimo anno? Speriamo che naturalmente con tutti gli scogli ci salviamo, insomma. Fabio, ma il presidente non è il tipo che vuole suggerimenti da me o da te. No, no, da... ascolta, ascolta lui, ascolta, fa finta con Gema, sente tutto. Sentami, oppure ci sono poi quelli che pigli e porta, no? I quali ci udicono, ci contano un fatto, vedi che la Lupa Lupa hanno detto questo, che poi molte volte ci contano pure fatti strani, che non sono veri, e lui si deve andare a vedere cassette, poi chiama, ma hanno detto questo, no, vedi come hanno detto in suo modo, poi mi chiama Gianluca, Fabio, hanno detto no, non hanno detto questo, capito? Quindi gli dicono pure cose. Però, scherzi a parte, io penso che oggi, insomma, una programmazione importante la deve fare, almeno speriamo che ci salviamo quest'anno, che è la cosa più importante. Poi, secondo me si deve sedere a tavolino e valutarla bene, perché insomma un po' di conti diversi li vorremmo fare, ma non per un Crotone, per carità di Dio, il Crotone in Serie A sale e scende, insomma noi Cosenza è una metropoli, ma non per Crotone, per carità, è una bella città, però insomma abbiamo 150 comuni, tifosi che non hanno visto mai sta Serie A, ma pur per il sogniamo, non faccio sognare, ma voi quindi per fissa, no? Se ci faccio una cosa, una squadra. E poi non è detto, perché Anto, tu mi insegni che i playoff è una lotteria, no? Ti vai a giocare, come l'abbiamo vinto in Serie C, si possono vincere in Serie B, e lo Spezia ci insegna, no? Assolutamente, assolutamente. Basta un po', come dire, come hai detto tu, di programmazione, lungimiranza, organizzarsi per tempo, non arrivare magari a fine mercato ancora con un cantiere aperto in allenamento. Sono tutte situazioni che aiuterebbero magari l'allenatore di turno, che sarà sicuramente Roberto Ciuzzi, non ci piove su questo, ad impostare un lavoro differente e non doverlo ripetere magari poi ogni volta man mano che arrivano a flotte nuove perine in estate. Insomma, organizzarsi un po' a monte anziché poi trovarsi con i minuti contati gli ultimi giorni di mercato. Giusto questo, perché il livello di questa Serie B oggettivamente non ha nulla a che vedere rispetto a quella quando militavano nelle varie compagini i vari Schwok, i vari Schenardi, quei calciatori che decidevano da soli le partite di calcio. Ecco. Allora, Vincenza, vuoi fare una domanda? Poi anche Stefania. Antonio, ecco, prego. Chiedevano... Ciao Antonio, ciao. Chiedevano... alcuni tifosi che fine avesse fatto Sakho, tu che tutto sai, perché io lo so che tu sai, che fine ha fatto Sakho? Sakho, dopo aver avuto qualche occasione, non ha saputo sfruttarla, quindi è scivolato indietro nelle gerarchie di Roberto Ciuzzi. A mio avviso è un po' difficile che trovi altro spazio, però non si sa mai, perché basta... un gol in un recupero disperato, ma basta magari un assist per tornare poi in auge ed essere di nuovo in prima linea nelle scelte del tecnico. Finora purtroppo non ha sfruttato, ribadisco, quelle occasioni che Ciuzzi gli ha concesso. Difficile che gliene vengano concesse altre. E dimmi una cosa, domani che tipo di partita ci aspettiamo? Un tiro da Città 2000, da Corsi, e facciamo tornare la stessa cosa. Magari! Ma a sto punto sì, dobbiamo pensare di fare punti. Mi pensa a chissà, perché purtroppo il bel gioco non si può vedere. No, io volevo chiedere una cosa.
circa, Klaus, sì, Klaus. sì, sì, circa il giocatore Balulì, che è molto. Che ne pensi tu? Perché c'è un giudizio controverso su questo giocatore. Ad alcuni piace molto, ad alcuni meno. Perché non gioca dall'inizio? Perché non lo mette? Perché. Questo è Guarda, vero. allora, c'è da dire una cosa. Quando Ballulì subentra a partita in corso, nel 90% dei casi è devastante, riesce Sì, a mi trovi spostare gli equilibri, d'accordo. riesce ad incidere molto più di quanto invece fa quando è chiamato a giocare dal primo minuto. Dall'inizio. Quindi io credo che nell'ambito della sua maturazione, forse ancora vederlo titolare in una formazione come il Cosenza, che deve salvarsi, perché un conto è non Certo, avere la pressione di dover certo. conquistare per forza di cose il risultato. Quindi il ragazzo è libero magari di esprimersi e di sbagliare. Anche l'anno scorso, in una situazione, a mio avviso, disperata, dove non potevi fare altro che andare all'arrembaggio dell'avversario, perché male che andava cioè bene che andava eri retrocesso, male che andava eri retrocesso. All'ultimo posto cambiava davvero poco. Quest'anno invece le cose sono decisamente differenti. E quindi con l'arrivo di Tremolada sono del parere che l'esperienza e la qualità del calciatore preso dal Pordenone al momento sia, come dire, predominante rispetto ad un Balulì che deve crescere, ma che a partita in corso può fare la differenza. Questo non significa che non gli si possa concedere un'occasione estemporanea, magari proprio domani a Brescia, perché Tremolada sono un paio di partite che non Sì, è brilla, vero. quindi magari possiamo vedere, potremmo avere anche Balulì dal primo minuto, però ribadisco, è una soluzione momentanea, non certo quella definitiva. Speriamo bene, dai. Allora, Antonio, sei stato chiaro, preciso. Se vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa ai tifosi, vuoi aggiungere qualche altra cosa, prego, ti lascio la linea. Vai. No, no, io saluto te, le tue ospiti e per Ma il la vedi resto una speriamo cosa di che le donne più belle, una cosa con le donne portano bene, capito? O no? Mo magari domani perdiamo 5 a 1, Soprattutto non 4 stressiamo, uomini. no? Domani perdiamo Ma 4 io, guarda uomini. Fabio, non credo che ci sia bisogno di diversificare in questa maniera. Credo Vabbè, che anche ma a siccome loro se non sempre faccia. uomini, vuoi sempre stare a ogni angolo, No, ma credo come. che non faccia piacere nemmeno a loro, come dire, dover essere identificate come dei portafortuna, anzi, se no, come dire, non vedo diversità di genere in questo, mai la vedo, tantomeno in questa Sì, occasione, è Oh, ma proprio così. adesso ogni settimana qua venite. Ogni settimana, no, al lupo al lupo, facciamo un posto da due poltrone per voi. Facciamo tutto campionato, facciamo così, va? Va bene, se domani Sì, vince, se domani vince, mangiamo. io sono Squadra che disponibile. vince non si cambia. Che è Occhiuzza, mi Va dite? bene, Occhiuzza. Dite gli va Occhiuzzi a bene. Braglia. Scusa, Fabio, Che però. Braglia, ogni volta che vince cambia la squadra. Prego, dimmi. È vero. Poi credo che l'audience di stasera sia il triplo rispetto a Ah, non quello c'è delle settimane storia, ma scorse. Quindi, di solo che cosa stiamo guarda. parlando, Fabio? La famiglia dell'avvocato, ne parliamo proprio. La famiglia di Vincenzo, invito solo per vedo primi stati di famiglia, vai a guardare che parentati hanno, i Gallo a Cosenza, quanto sono? Una marea, quello per me dice Gallo, va, che se Crepano, avvocato, tutto foro cosentino, hai capito? Quindi non è che Klaus e ce ne sono pure tanti, Pirillo ne parliamo proprio. L'unica cosa è Alberto Urbani, purtroppo a cava di terreno. Però Alberto ti porta, capito? Visibilità. Scherzi a parte, un abbraccio, Anto. Alla Ciao, prossima. Antonio. Grazie anche a te per il Ciao. tuo contributo. Eh? Da Ciao. Antonio Clausi andiamo con il presidente del Calcio a 5. Quindi abbiamo un'altra squadra, ma la Serie A. Oh, quindi voglio dire, la Serie A c'è, è inutile che parlate a Cosenza, c'è la Serie A. Per la mia, tu non lo sapevi, avvocato. C'è la Serie A, c'è la P d'Ossigeno Calcio a 5 che milita nel campionato di A2. E abbiamo in diretta il presidente Pino Fuoco, che salutiamo, l'avete vinto a Piazza Armerina, se non mi sbaglio, sabato, e adesso aspettate sabato prossimo il Melilli qui in casa. Pino, ci sei? Sì, buonasera, buonasera a tutti. Pino, un Buonasera. po' che allegria però, Pino, perché ti sento Sì, proprio giù, sei proprio sono depresso. contentissimo. Come stai Buonasera a innanzitutto? tutti.
Non ti sento. Dico, come stai innanzitutto? Stai bene? Tutto a posto? Bene, sì, tutto bene, grazie, tutto bene, a posto. Ho detto grazie. Bene che avete vinto sabato, quindi ritornate sul parquet, sì, di Via Popilia sabato prossimo, sì, quindi un sabato, campionato importante, sì, anche il vostro, no? Diciamo che fino adesso abbiamo raggiunto a 6 giornate dalla fine del campionato il nostro obiettivo, che era la salvezza. Adesso ci troviamo terzi in classifica e proviamo a fare qualcosina in più. Sabato abbiamo questo scontro diretto. Sabato? In casa, sì, alle 16. E niente, siamo contenti, sta andando tutto bene. Abbiamo dei professionisti veri e propri nella squadra. E abbiamo dei ragazzi veramente favolosi, di categoria forse superiore. Puntiamo a fare sempre del meglio. Puntiamo sempre a fare del meglio. Senti, voi comunque... anzi, in particolar modo socially sì, ma grazie a te che ci stai dando un po' di visibilità a questo sport che non tutti lo conoscono. Ma infatti questo stavo dicendo, Pino, voi avete un'organizzazione unica. Io ho detto pure la scorsa settimana, è intervenuto Gaetano Piro, il presidente, diciamo, sì, siete insieme, voglio dire, anche loro, sì, la famiglia Piro con l'azienda. Però ecco, avete creato una società importante, no? Dal pullman, l'ha detto stampa, che è Renzo, sì, dopo che salutiamo Renzo, tutto il team manager, tutti ben vestiti, date un'immagine veramente bella a questa città di Cosenza. Penso, no? penso che voi che fate, cioè, no, che capite bene di calcio, abbiamo nella nostra squadra un signore che si chiama Luigi Novello, non so chi... È un lusso, diciamo, sì, il fisioterapista dottor Luigi Novello. Abbiamo uno staff veramente, stiamo avendo elogi da tutte le società, parliamo di società di A. Lo so, infatti lo so, guarda, io dimenticavo anche un passato nel calcio, che è Ettore Davide, che è anche con voi, esatto, dirigente, voglio dire, direttore generale. Avete una squadra, Stefani, veramente, io fai i complimenti alla Pirossigeno, veramente grande soddisfazione per la città di Cosenza, vedi che poi giocano in Campania, in Sicilia, in Puglia, in Basilea, dappertutto. Tu di calcio civico, sì, hai visto? È un peccato quest'anno, no, fatto che siamo Presidente, sto chiedendo all'avvocato Cribari se apriranno giù domani, li portiamo al palazzetto. Mai, sì, vista una partita di calcio a 5? Mi pare di no. No, non mi pare, una vista. Ci farà piacere averle... No, non l'hai vista. Ma lo sai, nemmeno io. Vincenza, nemmeno io. No, nemmeno io, la guarderei volentieri, non l'ho mai vista. Vedi, è bella mia, voglio avete rimasto calcio a 5, tutti, sì, a calcio a 5. Antonio, tu hai visto la partita di calcio a 5 per caso? Ci colleghiamo con San Francesco Meini. Qual è la, no, che è Sant'Andrea sullo Ionio, dai, mannaggia, ogni volta mi ci... Ah, Isca sullo Ionio, che è vicino Sant'Andrea sullo Ionio. Bella mia, non è che dopo i 70 anni, insomma, un po' di problemi ci sono. Allora, Antonio, come stai? Abbiamo in collegamento anche Pino Fuoco, che è presidente della Pirossi. Tu segui il calcio a 5, sai di cosa? No, vuoi accadenzare o no? Credo in passato di aver fatto una telecronaca quando avevo 15 anni di una partita di calcio a 5, uno sport bellissimo. Vedi che bella, come meno male. Anche tu sarai invitato. Pino, allora vogliamo dare l'appuntamento a sabato prossimo, anche, sì, se potete a seguirla sul sito. Ecco, le partite della Pirossigeno vanno in streaming su www.pirossigeno, città di Cosenza. Naturalmente c'è il sito ufficiale e la pagina ufficiale della squadra, quindi potete vederla. Ecco, Vincenza, la puoi vedere anche in streaming. Lo farò sicuramente, poi insomma, quando si parla di sport è sempre bello. E c'è un cronista, no, che è bravissimo, un ragazzino che si chiama Christian, che è veramente bravo, lo saluto. Ma Christian, un ragazzino piccolino, non so come 15 si chiama. Anni? 15 anni, sì. Lo conosco Christian, allora, e me la guarderò ancora di più, con ancora più voglia. Allora Pino, un abbraccio in bocca al lupo per sabato. Grazie a voi, grazie, buona serata a tutti. Grazie al presidente Pino Fuoco, ricordiamo sabato prossimo al parquet, sul parquet di Via Popilia, che è Pala Ferrari, si chiama così, e ritorna la Pirossigeno calcio a 5 in casa. Antonio, ho sentito un telespettatore da Catanzaro, sono contenti, a Catanzaro sono contenti, a Vibo penso pure, con Roselli, dovevano chiamarlo il mister, ma non abbiamo avuto tempo, poi lo chiameremo prossimamente, Giorgio Roselli. Prego, facciamo un punto su questo campionato?
Beh, a Catanzaro è normale che si sia, sia i tifosi devono essere contenti di questa squadra che ha trovato una quadra. Io credo che la svolta sia arrivata a Foggia con quella prestazione ineccepibile. Poi c'è stato il KO, io l'ho definito in un articolo kafkiano, perché il Catanzaro aveva dominato contro la Paganese e poi ha subito quell'autogol da lì, lo 0-3. E poi le prestazioni bellissime di Palermo e quella recente contro la Ternana dei record, imbattuta, l'unica squadra imbattuta in Europa, miglior attacco e miglior difesa del girone meridionale della Serie C. Il Catanzaro ha avuto più fame, ha giocato con più determinazione, è stato un piccolo grande capolavoro tattico anche di mister Calabro. Quindi la squadra sta trovando sempre più la sua identità dal punto di vista tattico e anche della mentalità, una mentalità vincente. Tra due giorni il Catanzaro ospiterà l'Avellino di Braglia, che è secondo in classifica. In caso di vittoria del Catanzaro si aprirebbero degli scenari inediti, Fabio, perché il Catanzaro andrebbe a 3 punti dall'Avellino, che in questo momento è secondo a 50 punti. Quindi non escluderei poi appunto anche che il Catanzaro possa anche guardare al secondo posto, perché per ora ha consolidato il quarto di posto, però certo, insomma, la classifica è corta in quel frangente, quindi non si sa mai. Con un'eventuale vittoria contro l'Avellino si aprirebbero degli scenari tutti interessanti, insomma. La Vibonese invece ha pareggiato con il Catania, è una bella cosa anche questa, visto che Caffo ci teneva tanto, che lui è di là, insomma, ed era un derby per lui giocare contro il Catania. È stata una partita abbastanza soporifera, il punto è giusto per quello che si è visto in campo, se bisogna lodare la Vibonese bisogna farlo certamente per il comparto difensivo. È chiaro che in questo momento, diciamolo chiaro, i giorni a disposizione di Roselli sono stati pochi e ha ottenuto 2 pareggi, quindi questo è quanto basta, insomma, in questo momento alla Vibonese. Però c'è da fare un salto in più, bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo. Bisogna andare a vincere, bisogna tornare a questa vittoria che manca ormai da troppo tempo, da più di 2 mesi, perché è vero che la Paganese ha perso, la Vibonese ha acquistato un punticino, però la zona play-out dista solo 1 punto e quindi la Vibonese rischierebbe di scivolare ulteriormente in basso e poi è ancora più difficile la risalita. Quindi auspichiamo che già dopodomani a Foggia, una squadra che perde da 4 partite consecutive, chissà che non arrivi il primo colpaccio dell'era Roselli. Ma di certo il punticino ce l'auguriamo per Giorgio Roselli, che doveva intervenire insieme a noi, ma poi sarà la prossima settimana ospite da Lupo al Lupo. Un abbraccio grande, Antonio, un abbraccio anche a Mimmo Famularo, il tuo direttore di Calabria 7, un abbraccio anche a lui, sempre in bocca al lupo e buon lavoro, eh. Ciao Antonio. Grazie Fabio, un saluto a Vincenza. Ciao. Grazie di cuore. Ciao. Ti saluto anche l'avvocato Stefania Cribari, che è qua vicino. Un saluto all'avvocato Cribari. Anche se grazie, non ti conosce, ma come al solito. Complimenti Antonio, grazie per il tuo intervento. Un abbraccio a Isca sullo Ionio, provincia di Catanzaro. Alla prossima. Che poi è bello sul mare. Ciao Fabio. Bello, sì. Sul mare lì. Fabio, un messaggio per te, ti manda. C'ho il telefono che mi sta impazzendo. Magari. Liban, eventualmente un attimo. Mi stanno riempiendo di messaggi. Allora c'è Marco Sorrentino che ti saluta tantissimo e dice che fai una trasmissione meravigliosa. Ma ne scialamo, Marco. Questo ne scialamo è una, io lo ricordo sempre con grande affetto, lui veniva dal Lupo al Lupo. Era una parola che usava spesso Totonno Chiappetta, no? Comunque va bene, c'è una telefonata, poi andiamo a chiudere, che Giuseppe mo comincia a mandare un po' di messaggi. Ma non dovevamo rimanere fino alle 23. No, ma che c'è tutto il giornale. Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto? È caduto, vabbè, è caduto, meno male, è caduto la linea e ci siamo. Allora, 1-1 Venezia Reggiana, 1-1 ha pareggiato Aramo. Erano le storie tecniche, Aramo. No, quello è qualcun altro. Elio e le storie tecniche. Elio, Aramo, Eramo. C'era pure, si chiamava Eramo. No, c'era qualcosa tipo sull'Ermo Colle, qualcosa del genere, ma di altro. Allora Stefania, allora ti lascio, così chiudiamo in relax, se no ogni volta sempre con l'acqua alla gola. Ti lascio il microfono per dire quello che penso, che un'ora mi è volata, visto? Vola, il tempo vola qua. È volata davvero. Che vogliamo dire ai tifosi cosentini che sono preoccupati? Che vogliamo dire? No, dobbiamo crederci, io penso che ci possiamo salvare. Io ci credo nella nostra salvezza e quindi spero
di veder bene, insomma. Questo ci credo, no, perché hanno fatto quello che quando siamo andati in Serie C, no? C'erano che le ah, ci è vero, sì, me lo non ricordo. Non è che Madonna ci siamo, no? Ci sì, ritorniamo, sì. No? No, non sia mai, no, va no, bene, no, va. No. Allora, allora, voglio crederci, prego, facciamo così, allora, voglio crederci. Vogliamo crederci. Ci vogliamo crederci, no, ci ritornerà. Però te la posso dire una cosa, guarda, poi il calcio è così, non è che puoi sapere, sì. Ma domani va, magari fa una bella partita, può pure sì, vince, sì, infatti, sono partite sì, aperte, sì, sì, sì. E ormai non c'è più che vince, perde o meno. Assolutamente. E allora c'è bisogno sicuramente di dare continuità a questi risultati. Io penso che anche un pareggio può andare bene, e poi magari questo Frosinone che ormai è in caduta libera. Frosinone. Però una cosa c'è, che quando trovi queste squadre in caduta libera... Sì, sono più insidiose ancora. Chi però perdono, beh, invece non è così. Prego, però, stai dicendo, però. Non è detto, insomma, è tutto un punto interrogativo al momento. Va bene, Stefania, grazie per essere stata insieme a noi questa sera. Grazie a voi. Ci vediamo lunedì sì, prossimo. Grazie tu a voi. Anche Vincenzo. A Vincenzo, a voi, ti lascio la linea, prego Vincenzo. Guarda Fabio, io sempre per la questione dei messaggi lo faccio per te, so che l'ho... Ma dopo la domenica lavori, ho visto. Poi no, io in realtà non ho un giorno libero a settimana, no, perché la domenica sono a Tennellode, tutti gli altri che giorni significa? Tu lo sai, in redazione. Tennello, che Tennellode è una trasmissione, 10 e Lode, è stata una cosa carina, secondo me, come pensata, sai, Tennellode sì, ma funziona. 10 e Lode, 10 e sì, Lode. Sì, sì. Complimenti a 10 e Lode. Mi permetti di salutare, perché mi stanno scrivendo dall'inizio della trasmissione, i ragazzi del Corriere Sportivo di Calabria. Ah, quindi no, io li ringrazio perché mi lasciano, tra l'altro, sempre uno spazio bellissimo. Guarda, per poter questo qua, scrivere cioè, i miei articoli. Ve lo faccio vedere, va. Corriere Sportivo, More. La settimana prossima ci vende una cosa qua, su qua, al lupo, ten, qua, capito? Se no questo... No, ma loro sono veramente fantastici, poi ci ritroviamo tutti quanti lì in tribuna stampa ed è, tu lo sai, insomma, sto scherzando. È veramente bello. Cosa dire sulla partita? Che dobbiamo vincere, inutile girarci troppo intorno, io non mi accontento nemmeno di un pareggio, mi preferirei una vittoria, sia domani che sabato. E dobbiamo fare al tanti punti. Questa è al Citrigno, questo film è al Citrigno. Questo film è però sempre su Canale 10 del digitale terrestre. Ma con la film commission il Citrigno, vabbè, comunque scherzo. E non c'è cosa, non c'è cosa più bella, secondo me, che stringersi poi non soltanto intorno ad una squadra, ma intorno ad una fede, ad una malattia, come l'ha chiamata Stefania, sì, che sì. Per fortuna è sia la malattia che la cura e che non va più via, quindi forza lupi sempre. Allora ringrazio Vincenzo Gallo, ringrazio l'avvocato Stefania Cribari, e lei la trovate su Ten sempre tutti i giorni, questa è la domenica. Allora io direi di chiudere questo appuntamento, vi ricordo siamo stati insieme anche questa sera, un in bocca al lupo ai lupi per domani sera, noi ritorniamo lunedì prossimo sempre il tutto in diretta su Teleuropa Network. Da Fabio Dippolito una felice sera, la Lidia al nostro Giuseppe alla regia centrale. Ciao!